No, perché me lo prende qualche minuto Sì. per Vai, vai, integrare quello giusto. che Io ho fatto dicevi. un cappello, adesso siete liberi, Allora, Gianni, questo è il più, abbiamo almeno insomma. Ecco, 40 minuti. allora, mettiamo qualche puntino sulle i. Quello che dirò io è tutta roba documentata, diciamo, da più parti, quindi fonti molto diverse fra di loro. Allora, la trattativa con Time Nova Holding, facente riferimento a Benetto Mancini, è una trattativa che, così come si sapeva fin dal primo minuto, date diciamo alcuni precedenti, è destinata a non arrivare da nessuna parte. Cominciamo dalle ultime ore. Si era sparsa la voce che oggi alle 17 sarebbe stato fatto il rogito del contratto tra Guida e Benedetto Mancini, non c'è nessun rogito. Quindi possiamo dare benissimo la smentita, anche perché ci risulta che Guida non sta neanche a Roma, quindi in questo momento non c'è rogito che si diceva fissato per le ore 17. Questa è la prima cosa. La trattativa Time Nova Holding, che ripeto, chiamiamola trattativa, ma è più che altro, diciamo, no? Vabbè, non incorriamo in termini troppo duri, però era nata già da tempo e sostanzialmente prevedeva già nella giornata del 12 settembre scorso il versamento di un acconto di 1 milione, che era il 25% della base per la vendita della Ternana. Quindi le due parti si erano accordate per versare 4 milioni nelle casse, penso, di Farmaguida, con un acconto del 25%. Questo bonifico doveva arrivare nella giornata di giovedì 12. In quella stessa giornata, diciamo, sembrava anche definito il nuovo organigramma con Riccardo Fabbro, direttore generale o direttore sportivo, solo che il bonifico non è arrivato giovedì, non è arrivato venerdì e non è arrivato neanche lunedì. Oggi siamo mercoledì, stamattina, fino alle 2 di pomeriggio, ma poi nel corso della giornata posso anche confermare, non è arrivato nessun bonifico, né d'acconto né tantomeno di saldo. La Ternana, nel momento in cui ha cominciato a lavorare per il pagamento di questi adempimenti, si era sparsa la voce nella giornata di ieri sera che fosse tutto quanto completato, che non ci fossero problemi, ma il buon Carlo Mammarella e il buon direttore generale Diego Foresti avanzavano delle forti perplessità. Queste forti perplessità sono state ampiamente confermate, tant'è vero che, come ha detto Enrico, nella giornata di oggi, ma noi l'avevamo anticipato, nella giornata di oggi la Ternana ha fatto un comunicato in cui diceva: non siamo riusciti ad adempiere tutto quello che dovevamo. Alla fine di questo comunicato arriverà una penalizzazione, sicuramente arriverà. Allora, siccome diciamo è ipotizzabile un due punti, si potrebbe arrivare dimostrando però poi di aver saldato tutto il resto, anche se in ritardo, perché se non saldi niente è difficile che ti abboni in un punto, però io immagino che se si salderà tutto si arriverà a un punto. Quello che mi preme sottolineare è che io non gli ho mai dato credito a questa trattativa Benetto Mancini da Time Nova, penso la stragrande maggioranza, diciamo, di tutti noi, però ecco, è importante che si sappia questo. Bastava aprire Ecco, bastava internet. aprire internet, fare una serie di ricerche, anche perché io quando ci ho parlato al telefono nell'articolo in cui davo anche conto dell'esonero di Daniello, che sarebbe un argomento Lunedì secondo me da sarebbe. affrontare, lui, insomma, cioè Benedetto Mancini, mi dava per scontato praticamente non solo che la cessione era sostanzialmente cosa fatta, ma insomma, che era tutto definito, l'organigramma, tutto quanto. Ecco. Quindi io lì ci metterei, diciamo, una bella pietra. Poi dopo vediamo, siamo, come diceva prima Enrico, sono 19:37, però insomma al momento ribadisco quello che ho detto. Poi, per No, quanto poi scusa, però Daniello. ecco. Da conduttore ci tengo a ribadire una cosa. Quando vi diciamo qualcosa, ci sbilanciamo, ci prendiamo delle responsabilità di quello che diciamo, ma vi prego, è in totale buona fede, perché
dopo fa figuracce, non già Fede, poi non è non che altro, piacere nessuno. Più che altro dovresti aggiungere che è documentato. Soprattutto dietro c'è un grosso lavoro, cioè, di intelligence. Allora, tanto diciamo per essere così chiari, però ecco, né Enrico Maggiolini, né Gigi Manini, né Alessandro Mari, né Gianni Giardinieri, quando vi dicono qualcosa, non è che se la inventano, né tantomeno fanno copia e incolla. Cioè, vi danno delle notizie che hanno verificato. Dalle fonti dirette. Non solo, da quelle dirette e da quelle anche indirette, perché non basta una fonte, no, per darti una notizia, hai bisogno di avere una conferma. Quindi tutto quello che vi stiamo dicendo è ampiamente confermato. Tornando a Daniello. Discorso di Daniello. Faccio questo esempio. Quando io ho saputo dell'esonero di Daniello il giorno prima di averne dato poi notizia con un articolo su Umbreon. Naturalmente la prima fonte che mi ha dato questa notizia l'ho presa come tale, ma non l'ho scritto perché ho atteso tutta la notte e il giorno dopo per avere un'altra conferma. Dopodiché, diciamo che è stato tutto quanto confermato anche dallo stesso interessato. Il timing, diciamo, di quella decisione è sospetto. Beh, più che sospetto, diciamo, lascia un pochino qualche perplessità perché si accavalla perfettamente, si lega perfettamente alla giornata in cui dovevano essere appunto predisposti tutti i pagamenti. Io quindi non so se ci sia un legame, però diciamo è singolare questa cosa, quindi potrebbe essere interessante sapere questo. Che diciamo che Daniello è nella vulgata popolare espressione di una parte, no, che diciamo questo si aiutava può dire, a guida, questo si può, no? Penso si possa dire. Allora, una domanda che mi hanno fatto tanti tifosi è stata quella di dire perché la Ternana fino a pochi giorni fa ha messo su una squadra ipercompetitiva. L'hanno fatta tutti. Laddove è vero che si sono presi tutti svincolati, ma insomma qualche investimento è stato fatto e soprattutto ci sono stati gli ingaggi. Ecco. Buon Carlo ci ha spiegato che comunque questo è stato possibile perché ha ridotto il monte ingaggi, no? Perché sono state fatte delle spalmature di contratto, tutto perfetto, però comunque è consistente, diciamo, la base alla fine deve pagare. Quindi, diciamo, quello che è ipotizzabile dire è che uno dei soci forti di guida, che è presente tra l'altro quasi a tutte le partite dello stadio, sì, anzi a tutte, l'ho visto anche con il Pinedo, evidentemente, non lo so, abbia fatto la scelta di defilarsi, non so per quale motivo, non so in che forma, però siamo piombati da una situazione che sembrava, no, tutto sommato gestibile, anche se difficile, a una situazione invece sull'orlo del burrone. Potrebbe essere perché non era d'accordo con questa trattativa, no, dico, sì, una sciocchezza, sì, sto dicendo. Però io volevo evidenziare questo salto un po', no, clamoroso, quando è venuto Carlo Mammarella. Sapevamo che comunque c'erano voci di trattative. Questo è l'aspetto che un po' spiazzava tutti quanti. Ha spiazzato tutti. Passare da una situazione gestibile, presidente che dice sì, ho bisogno di un aiuto, sì, sto cercando acquirenti, partner, al non pagare delle scadenze risapute e prendere dei punti di penalizzazione e destabilizzare sostanzialmente tutto l'ambiente sportivo, squadra, staff e tutti quelli che girano intorno, in primis tifosi bravo e addetti. Poi che succede? Che quando tu arrivi in questo stato, diciamo, anche emotivo, no? Cioè questa immediata urgenza, è chiaro che certi personaggi lì trovano terreno favorevole, diciamo, perché possono esprimere tutta la loro fantasia, diciamo, contabile e propositiva, quindi capitemi bene che cosa voglio dire. È chiaro che da questo punto di vista, come diceva Enrico, nel momento in cui tu hai urgenza di vendere, ti trovi con l'acqua alla gola, non è che puoi stare lì a scegliere più di tanto. Certo, se Guida pensava che Nova potesse pagare 4 milioni e accollarsi una gestione che costa 1 milione al mese, forse ci ha sperato. Ecco, fate un po' i conti quanti milioni so, perché la Ternana costa grosso modo, costa nel senso monte ingaggi, spese, gestione, circa 1 milione al mese. Quindi metteteci sopra 4 milioni per guida, 1 milione al mese, arriviamo a mancano circa 15 milioni. 14, quindi 15. Mi sa che è un po' difficile. Quindi da questo punto di vista la situazione secondo me è molto... Se non ci sono debiti. Ecco, esatto. Diciamo che anche lì
per essere precisi, qualche vocetta qualche, gira. Però io sono abituato a fatti. No, no, ad essere sì, sì. Dubitativo. Sì, sì, assolutamente. Bisogna essere proprio ligi. Quindi possiamo ribadire questo discorso. Si possono dire solo le cose di cui uno la notizia diciamo di oggi, quella più fresca, che forse non è uscita ancora, mentre registriamo forse ancora nessuno lo sa, è che sto Rogito non c'è, ecco, questo lo possiamo dire. Ma il discorso dei 4 milioni secondo me è pure un aspetto diciamo di poca esperienza o magari mal consigliato, perché ad oggi realisticamente la Ternana che attrattività ha? Ci sarebbe il progetto stadio clinica. Ah, soltanto no, questo fantomatico, questo progetto stadio clinica che esiste, comunque sia, sono state presentate delle carte, regione, stato, hanno aumentato posti letto e chi più ne ha più ne metta. Poi diciamo, io non sono molto ferrato, però diciamo, io sono tanti anni e sono nel calcio, quindi il ragionamento che faccio io è: una persona viene a investire a Terni per quale motivo? Per lo stadio clinica. Allora devi prendere, devi fare lo stadio, devi sistemare, devi costruire la clinica, ti devono accreditare i posti, da qui che riesci a fare tutto quanto, se sei bravo e tutto procede tranquillamente, ci vogliono almeno 5-6 anni. Alessandro, quando io ho scritto l'articolo se su tu riesci a fare questo, meno. Però ecco, era soltanto per dire che quando ti hanno detto mi accollo la gestione, già una persona che ha fatto un investimento importante, allora, per la categoria e per la piazza. Probabilmente Guida era in difficoltà e ha sperato. Le cronache degli ultimi anni ci dicono che Benedetto Mancini ha provato a prendere tante società e non ci è mai riuscito. E è agli atti, perché io ho messo il link sul mio articolo su un blog, che Benedetto Mancini ancora deve scontare i 18 mesi di deferimento che ha preso dal Tribunale Nazionale Federale per la vicenda del Giarre che stava finita in Serie D. No, gli finiscono 18, partiva da aprile 23, aggiungi 18 mesi, quindi va a ottobre 24. Ma il discorso lì è che se voi andate a leggere le motivazioni di quella sentenza del deferimento, e so qualche paginetta, io mi sono preso la briga di andarla a leggere, lì si parla semplicemente, ma in maniera molto netta, molto chiara, che sostanzialmente ci sono stati fatti dei bonifici ad alcuni giocatori che poi si sono rivelati fasulli, cioè il bonifico non è mai arrivato nella disponibilità dei calciatori. E diciamo, questo è stato uno tra gli altri dei motivi che ha portato al deferimento. Quella non è una cosa opinabile sulla quale si può discutere, è un deferimento della FIGC, Federazione Italiana Gioco Calcio. Poi dopo ci sono state tutta una serie di altre situazioni, di altre società, però quello che voglio dire è che diciamo, quando tu ti approcci a fare una trattativa vai anche a vedere la solvibilità di chi c'è davanti, no? Vai anche a vedere che tipo di persona, se tu vendi casa, vorrei, anche quando vai a vendere una macchina. Ma anche perché ti chiedi, io Gianni, per avvalorare quello questo che mi ha lasciato te veramente interdetto il Presidente, perché cioè, il Presidente, non capisco come abbia potuto dare questa apertura di credito così forte. Secondo me un campanello d'allarme a Guida gli avrebbe dovuto suonare anche dal fatto che ha provato a fine giugno, primi di luglio, a prendere il Perugia, lo stesso soggetto, con lo stesso modus operandi. Santo Padre gli ha fatto il comunicato stampa ufficiale che non era interessato, anche in seguito al rilancio, perché mi sembra nel caso del Perugia si trattasse di 8 milioni. Sì, ma, io dico, ma il dubbio non ti viene? Ma c'è uno storico importante questa persona, basta certo andare sui motori di ricerca e si vede. E poi voglio dire una cosa, ma la dirò dopo la pubblicità. Prego regia, pausa. Manni, casa tua. La scelta di una buona azienda vuol dire scegliere un buon infisso. Marinelli e Marta ti offre innovazione e qualità di un prodotto futuristico e durevole nel tempo,
con un'estetica e design sempre attuale. Acquistare una finestra a Marinelli e Marta significa investire in serramenti che rispondono alle più recenti normative in materia di risparmio energetico, isolamento acustico e sicurezza. Marinelli e Marta, la tua finestra sul domani. Lo studio PTP è una realtà innovativa e all'avanguardia nel campo della fisioterapia e dell'ortopedia. Nel polistudio PTP si eseguono visite specialistiche ortopediche, terapie manuali, terapie strumentali e altri servizi personalizzati. Vi aspettiamo con professionalità e cortesia a Terni in via Magenta 7, perché PTP alla vostra salute ci tiene. La nuova generazione delle imprese funebri a Terni è Carducci e Giovannelli. Di Carducci Stefano e Giovannelli Stefano. Troverai da noi professionalità e cortesia. Siamo in via Campomicciolo 2830 a Terni, con telefono 0744 28 81 66, 24 ore su 24. Graziano Infissi, a Terni dal 1993. Esperienza, qualità ed efficienza su porte, finestre, persiane, zanzariere, tende, pergole e tanto altro ancora. Vi aspettiamo a Terni in via del Ser Simone 5L. Graziano Infissi. Pizza e non solo. Menù da sporto. Ogni 10 pizze, undicesima in omaggio. Pizzeria La Meridiana, a Terni, in via del Rivo 139. Da leccarsi le dita. Armeria Italia, in viale Brin 74 a Terni. Vasto assortimento di carabine, fucili, pistole, munizioni di ogni tipo per l'attività sportiva e la caccia. Specializzati per ogni settore venatorio. Offre la possibilità di provare le migliori ottiche e visori termici. Grande offerta di abbigliamento per il tempo libero. Il tutto proposto con grande professionalità e serietà. Io sono la signora Concetta dello Scugnizzo e vengo nei quartieri spagnoli. Mi fa piacere dove sono nata e sono cresciuta, però pure te non mi piace. Venitemi a trovare, trovate la roba che vi piace, se non vi piace non mi pagate. La pizza, la zuppetta di pesce, il vongole, il papà, primo padrone dello Scugnizzo. Venite allo Scugnizzo perché avere la pizza napoletana. Lungo la Flaminia tra Terni e Narni, il ristorante Regno Verde vi aspetta al fresco della grande terrazza panoramica, con la genuinità dei suoi prodotti agrituristici, le carni di qualità superiore e le bontà della cucina locale. E l'ingresso alla piscina è gratuito per i clienti del ristorante. Il ristorante dell'agriturismo Regno Verde vi aspetta in strada di San Faustino 26 a Narni. Telefono 0744
744-335. Stia DSL collega aziende e privati ad internet. Megabit reali e garantiti grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio. Assistenza efficace e diretta. Prezzi contenuti, sopralluoghi gratuiti dei tecnici. Entra in contatto con il mondo Stia DSL. Telefono 0744 403 403. Bene, eccoci di nuovo in studio. Dicevo, volevo dire una cosa, no? Sul fatto che tu un mese prima vuoi prendere il Perugia, un mese dopo vuoi prendere la Ternana, hai già provato a prendere altre squadre. Ma voglio dire, a voi questa cosa, cosa vi comunica? Che a te della Ternana non te ne può fregare di meno, stai cercando una squadra, non so per quali motivi, non lo voglio neanche pensare, chiaramente le mie opinioni ce l'ho e me le tengo, però non è che dici io voglio quella squadra, certo, perché ho un progetto, ho un motivo. Allora invece un mese ne cerco una, un mese dopo ne cerco un'altra, non ho cercato altre prima, ne cercheranno altre dopo, sono sicuro. Saranno una decina, eh? Che te comunica sta cosa? Ma non è possibile che non mettete due punti uno appresso all'altro? Io dico no, con tutta la buona volontà, ma che... vabbè, andiamo avanti. No, prego. Ma le società sono tantissime, cioè poi da nord a sud, Latina, Rieti, Catania, Perugia, vado a memoria, Giarre, Fano, ma anche altre, ma non me le ricordo tutte, mi sembra anche il Potenza, cioè, poi le faccio un'altra domanda, mo io che non ci capisco, che veramente di questa materia non ci capisco, magari faccio finta di non capirci, dico, secondo te come finisce alla fine? No, a parte questa vicenda della trattativa, dico, in generale. Questa trattativa? No, a parte questa trattativa. Come vi finisce? Quali sono gli scenari? Diciamo. Non lo so, Gigi, come finisce. Di sicuro credo che la situazione, come ti ho detto prima... E secondo te, perché, scusa, non so se l'abbiamo già detto a telecamera acceso, secondo te dentro lo spogliatoio qualcosa può... Ma è sicuro questo, cioè sicuro. Allora, ci può stare la grande reazione di squadra, che diciamo si chiude in se stessa e riesce... È successo questo, squadre che hanno fatto un campionato senza prendere una lira e poi l'hanno pure vinto. Ma questo non sarà il caso questo nostro, non è il caso speriamo, nostro, no? per carità speriamo. No? Però quello che mi dà fiducia è il fatto che comunque, diciamo, in società ci sono delle persone che mi sembrano abbastanza capaci di pilotare tutta la stagione. Giusto. E questo già mi sembra un dettaglio non indifferente. Poi il discorso è questo qua, nel momento in cui si è chiuso qualche rubinetto, è chiaro che Guida da solo non ce la fa più, quindi è sicuro che voglia vendere la società, questo è proprio, non c'è più discussione, quindi che voglia vendere è sicuro, è anche sicuro che deve farlo più in fretta possibile. E questo dice. Ecco. Allora, speriamo che da qui ai prossimi giorni, oltre a questa trattativa di cui diceva Enrico, se ne propongano altri di soggetti. È chiaro che i tempi sono talmente stretti che non si potranno fare grandi due diligence, non si potranno arrivare, diciamo, a livelli di dettaglio maniacali, bisognerà un po' fare... Sperare. Scusa Gianni, ti interrompo perché colgo... Allora ti dico, non so se questo si può dire, ma probabilmente Guida dovrà anche accontentarsi, nel senso che se tu non puoi andare avanti... Inevitabilmente. Non è che puoi chiedere 3 o 4 milioni a chi rileva la Ternana, perché chi la rileva... ci avrà dei costi di gestione alti, poi dice, sai, io non è che la do via perché mi sono stufato, la do via perché no, perché non ce la faccio, ecco, quindi a questo punto alla fine perché no? Non arrivi a pagare le scadenze, non lo so, questo io no, questo è nel senso che sto un po' in difficoltà, è successo, no, nel senso sto in difficoltà, allora dico io forse deve parlare, a questo punto bisogna accontentarsi, dico, anche perché ormai il clima in città è talmente penso manomesso e compromesso, no, è un suggerimento, dico, no? Arriva uno ti dice rilevo la gestione, oggi c'erano, io capisco che ci rimette, oggi no? C'erano striscioni contro Guida in tutta la città da pezzati, no? Ammettiamo anche che per vincere il Superenalotto Guida, no? E gli entrano 30 milioni, io penso che la sceglierebbe uguale la Ternana, perché con un ambiente ormai completamente compromesso, che ecco, senso c'ha per rimanere, quindi oltre all'aspetto Gianni, economico, però, e secondo te con tutta la buona volontà, però tu arrivi
azzeri una squadra per abbattere i costi, svendi i pezzi pregiati anche a gennaio perché non arrivi a fine campionato, retrocedi e poi dopo tre partite a settembre già devi vendere, che non è, che t'aspetti? Che te facciano una statua equestre? No, ma non è tu questo. Io dico che Terni è fin troppo civile. Però la contestazione riguarda anche, secondo me, il fatto che l'acquirente che ha scelto Guida. Certo, perché cascavano la pavella nella brace se è quello lì. Gigi, ma certo. Perché ho sentito dei nomi, insomma, allora, abbiamo letti, no? Se stanno sui cartelloni. Ma il punto che ci dobbiamo chiedere è questo. Ma se il presidente Guida è arrivato a, diciamo, dare udienza, a aprire a questa trattativa... E evidentemente è in una condizione veramente di difficoltà, di grande difficoltà, no? Però doveva comunque prendere atto, questa roba non poteva reggersi in piedi, ecco, perché quello è fondamentale. Io però vi faccio un'altra considerazione. La migliore exit strategy sarebbe uscirne con il miglior danno. Io l'ho detto con il minore l'ho detto danno altre volte. Questa società l'anno scorso è partita con un all-in. Oramai il focus è quello, uscire con il minor, con il minor danno possibile. Ma anche per a livello reputazionale. Per Guida e per Ternana. Non solo economico, anche a per livello reputazionale. Per entrambi, certo, i soggetti. Giusto. Anche a livello reputazionale. Perché poi, poi Gianni stava dicendo, l'altro anno ha provato a fare all-in, se ci fossimo salvati magari tante cose sarebbero cambiate. Io non lo so, a me io adesso inizio a avere pure qualche dubbio, perché rispetto a una salvezza che cosa è cambiato? Perché magari qualche entrata in più, Ma no, rispetto alla salvezza ma cambiava i tutto costi? Alessandro. No, cambiava tutto perché tu avevi impostato... I costi di gestione... Sì, ma i costi di gestione... Facevi la squadra con i prestiti. Sarebbero rimasti tantissimi giocatori dello scorso anno, da Matucci a Di Stefano, cioè avevi già la squadra fatta, forse sarebbe rimasto pure Pereiro. Quella retrocessione è stata veramente, da lì è scassato tutto. Poi dopo che c'è stato? C'è stata una fase in cui, se vi ricordate, Abate arriva, preso da Capozucca, con la convinzione di costruire una squadra di giovani, di ragazzi a bassissimo costo per fare un campionato tranquillo. Poi invece improvvisamente riparte una campagna acquisti importante. Ripeto, c'è stato grande merito di Mammarella e Foresti. Di Foresti, però è strano che si è passati, no? Da una situazione quasi di... Però poi è passato l'oste. Però dopo, ecco, è successo, ma questo, quando è successo quest'ultimo giro di tavolo in cui si è rimesso tutto in discussione? Pochi giorni fa. Senti Gianni, mo a me sfugge qualcosa. Dico una sciocchezza, però magari abbiamo preso tutti questi giocatori che poi, insomma, devono essere parecchi svincolati, saranno pagati in futuro. Magari si voleva aumentare il valore della Ternana visto che si doveva vendere. Ma era ancora più all-in, era proprio giocare a poker senza... No, dico, con una coppia. Però non è un errore quello che dice Gigi, perché effettivamente tu un conto vendi una squadra che di ragazzi è in prestito, fortemente... competitiva e può vincere il campionato, può andare in Serie B, può acquistare valore, cioè non stai comprando una scatola vuota, stai comprando una squadra con una rosa di giocatori. Che costa? Chi compra sa che costa, magari si affidare. Che costa, ma è forte. Che magari tu compravi una squadra che costava poco meno, perché comunque i contratti, quelli pesanti veri, stanno ancora lì. Poteva costare poco meno. È un azzardo pazzesco. È un azzardo pazzesco, ma che non valeva niente però come squadra, sportivamente parlando. Cioè, l'azzardo vuole dire, Gianni, che tu sei sicuro di cederla, allora che fai? La cedi cercando di dargli più valore possibile. No, è come sapete la storia di Sinner, no? Che è stato attaccato, c'ha degli haters perché che gli hanno detto: ha comprato un Audi in serie limitata, leggevo oggi sul giornale, che costava, non so, 150.000 euro, ci ha messo 100.000 euro sopra accessori. E quindi quella macchina vale 250.000 euro. Allora è così la Ternana: se tu la Ternana c'hai una squadra di Serie C a basso costo, c'hai, è vero quello dici, più incognito da un punto di vista sportivo, ma c'hai comunque una vendibilità maggiore, perché dici, guarda, questa costa poco. Se tu ci metti sopra l'accessorio, cioè giocatori da ingaggi pesanti, è vero che conferisci una squadra sulla carta che vuoi vincere il campionato, ma anche no. Però, ma anche però, no. Però la discriminante è una molto semplice: se c'è un acquirente che ti dà è interessato anche all'aspetto sportivo, perché parliamo della società di calcio, qui mi pare che si parla di tutto meno che dell'aspetto sportivo. È trainante. Se io sono un imprenditore serio che ho un progetto sportivo, c'è una bella con tutti gli annessi connessi, con tutti gli annessi e connessi, perché nessuno fa la beneficenza, però
ho anche un progetto sportivo che mi lega, allora mi compro una squadra che è fortemente competitiva. Se sono un avventuriero o un imprenditore che non gliene può fregare meno della squadra di calcio, ma mi interessa solo quello che a contorno ci posso tirare fuori, allora meglio la scatola vuota, che dici quello che se ne frega. Quello che penso, no? Dico, visto che abbiamo detto che è stato un po' ingenuo probabilmente, magari è stato talmente ingenuo che ha pensato che questo che arrivava dice no, io la squadra la faccio forte perché poi dopo ne ricavo di più, perché questo mi ha detto falla pure forte, tanto io comunque la piglio. E tanto non pago. Però che la squadra a un certo punto è stata costruita per vincere il campionato, e se invece Guida aveva pensato di venderla, allora dice forse. Qui è come la telefonata di Gigi forse Proietti. Forse ha pensato, la vendo. La sai, la vendo la bene. La telefonata di Gigi Proietti che faceva strozzino, alla fine praticamente tira sul telefono e dice ah, vabbè, ma ci vediamo fra 10 minuti, che la madre gli chiedeva i soldi, cioè, ma quello è un azzardo totale, cioè, capito? Allora se sei molto forte economicamente, dice, sai che ci sta, come Stirpe lo può fare, però scusa Stirpe, Gianni, ma è già un azzardo quello che hai detto prima tu, no? Appunto, no, l'azzardo maggior... dico, no, l'azzardo dico già è stato in più, magari proprio l'azzardo è stato totale. Io quindi dici, che... allora questo la prende, mi dà 4 milioni, sai che faccio? Gli faccio anche una bella squadra. Allora, mettiamola giù un altro perché può darsi la trattativa avanti da 15 milioni. Sicuramente un cambio di passo c'è stato. Guida è rimasto solo. È partito all'avventura mettendoci lui la faccia, mettendo la firma. No, ma cercavamo di spiegare l'ultimo acquisti, è questo che no, è appunto, il discorso. Ci arrivavo. Guida è stato lasciato solo. Lui ha iniziato l'avventura, io non penso così sprovveduto da dire piglio la Ternana solo, c'aveva dietro dei soci, questi soci gli hanno detto vai, piglia la Ternana che arriviamo anche noi, alcuni hanno mantenuto gli impegni, altri no, questo perché chi si era impegnato a versare 6 milioni non ha versato più, e stanno sulla nuova interiore del bilancio. Questa è storia vecchia. Ma è storia vecchia, ma sono soldi veri però, e allora se tu fai questo tipo di passaggi e poi dopo piano piano ti perdi pezzi, alla fine lui è rimasto col cerino in mano, purtroppo credo che sia andata questo così. Questo va bene, però cercavamo di giustificare gli acquisti, cioè il fatto che a un certo punto durante il mercato la squadra che doveva essere composta di ragazzi e prezzi è diventata invece uno squadrone. Allora noi dicevamo, se ci stanno delle difficoltà... Qualcuno ha riaperto il rubinetto in quel periodo, forse. Però in realtà non è che l'abbiamo acquistati, sono tutti i giocatori che poi... Sì, ma gli ingaggi non è proprio solo. Però tanto non li paghi subito, no? Nel senso li paghi più avanti, magari ha pensato che l'avrebbe pagati l'acquirente, ipotesi. Vabbè, però io non... Con i soldi di zio Arduino. Io non l'avrei fatto mai. Cioè. No, non lo so, non lo so. Diciamo che poi insomma, che la squadra è competitiva, adesso tornando a parlare di calcio, questa è una squadra super competitiva. È super competitiva, ma per quanto possa essere competitiva, per quanto possa essere bravo Abate, queste notizie vanno ad influenzare lo spogliatoio. Posso dire sarebbe quando fischia, certo, perché quando fischia l'arbitro il calciatore non è che sta a pensare, ma la preparazione, la settimana, la carica, la tensione, quella concentrazione, no, prima della partita, quella viene un po' meno, perché magari altri pensieri, effettivamente magari il presidente chissà, perché per quanto ripeto, possiamo all'inizio della stagione, questa un la minimo cosa possano entrare sulla testa loro, perché dice la scadenza degli stipendi, la scadenza quando è, li prendo, non li prendo. Ma poi siamo all'inizio, no? Se fossimo l'ultimo. Ma all'inizio siamo così, questi già a dicembre magari. Nel senso, si va a minare quella che è una strada che è stata disegnata. Il dispiacere è che nel momento in cui avevi costruito uno squadrone, avevi vinto una bella partita, sembrava un campionato, non dico in discesa, però che te la potevi giocare. Perché poi siamo nati per tribolare. Cioè, si è creato un bel gruppo, perché alle parole di Cianci, che diceva che è venuto a Terni per comunque sia l'amicizia, il rispetto e la profonda stima che ha per Foresti, parlava che Foresti prima di comprare un calciatore cerca l'uomo per creare il gruppo, quindi questo mi lascia pensare che si sia creato pure un buonissimo gruppo, si è visto dalle esultanze, si è visto dalle parole, si è visto dai calciatori e dagli atteggiamenti quando entrano in campo. Anche dalla conferenza stampa pre-partita che hanno fatto alcuni calciatori, no? Sì. Stesso Donnarumma è sembrato quasi entusiasta, anche se no? Io penso che un pensiero va rivolto anche ai dipendenti della Ternana in questo momento, perché... Beh, abbiamo questi per capisco, il momento, speriamo che... Certo, però da un punto di vista, come dire, di emotivo sono vicino, perché naturalmente la situazione è difficile per i calciatori, ma a maggior ragione per chi, diciamo, già no... Certo. Il dipendente ha stipendi normali, quindi da questo punto di vista cerchiamo anche di guardare qualcosa in positivo, perché non è detto che poi invece non,
anche perché Gianni, io questo a posto allora, di questo scenario ci correggi, correggimi se sbaglio, non per me se Guida si accontenta qualcosa lo faremo alla Ternana Calcio, no, se Guida si accontenta qualcosa c'ha già l'offerta sul tecco. Non è fare il funerale, ci può stare anche che chi ha aperto il rubinetto per fare il calciomercato possa aprire il rubinetto per ridare un minimo di stabilità alla situazione e far fare una compravendita la più tranquilla possibile. Anche perché, allora, ci può stare anche che Guida possa rimanere e al momento subendere una spalla per poi diventare definitivo. È molto semplice. Il concetto, abbiamo preso questa penalizzazione, arriverà, lo sappiamo. Speriamo di un punto. Ora, basta che alla fine non sia decisivo. Ora, io non sono un esperto di diritto sportivo, non sono un esperto di diritto proprio, perché non faccio l'avvocato in vita mia, però un minimo dei regolamenti diciamo che li conosciamo. Sappiamo che due mancati pagamenti nel corso della stessa stagione, al secondo sei fuori. Escluso. Sei escluso dal campionato. Ora, noi non sappiamo se questo mancato pagamento, riferendosi a maggio-giugno, fa riferimento alla passata stagione. Questo può essere un... Perché se fa riferimento alla passata stagione, allora la nostra agonia può durare altri due mesi, quindi novembre. Se invece si conta l'anno solare, l'anno fiscale, il 16 ottobre è la deadline ultima, perché o ci siamo messi in regola e paghiamo quello che dobbiamo pagare il 16 ottobre, oppure abbiamo finito. Insomma, la domanda è: le scadenze non sono ogni tre mesi o ogni mese? No, ci stanno non sempre tutti i mesi, però ci stanno una volta che sta l'IVA, una volta che stanno i contributi IMSS. Ecco, punto. Io ti posso dire come funzionano i contributi IMSS in generale, poi come funzionano le società di calcio, penso su giù uguale, ma per esempio se loro hanno saldato i contributi IMSS, che ne so, dipende perché. Però per esempio so che i calciatori vengono pagati in 10 mensilità. Non, mi pare, no? Che non vengono pagati. Però tu devi, mi pare che la scadenza in cui devi dimostrare che è stato pagato ogni tre mesi, mi pare. Adesso non voglio si può andare fino a tre mesi di ritardo. Questi sono dei tecnicismi, massimo. Però il discorso è questo qua, no? Nel momento in cui tu non riesci ad adempiere. No, non a caso a settembre stai a pagare maggio infatti, giugno. Cioè, infatti questo a ottobre pagherai lui. Allora, la Ternana, diciamo, se non ha adempiuto a quello che doveva pagare ieri, significa che ha finito tutti i contributi della serie B, tutto il tesoretto che aveva lasciato Capo Zucca, che erano i famosi 3 milioni e mezzo, più il paracadute della serie C, quindi ha scontato tutto. Più di 4 milioni avevamo stimato. Avevamo detto era sui 6 milioni, no? Quindi 6 milioni, quindi si è, ha scontato tutto. Anche, scontato anche tutto. Corrado. Anche Corrado, Luperini, tutto. Io penso che diciamo, non siamo il tesoretto... siamo sicuri perché sennò avrebbe pagato i contributi. Questo l'avevamo già detto che era stato già usato tutto. Siamo sicuri Gigi perché sennò non avrebbe preso la penalizzazione, no? Tant'è vero che sembra che sia stato pagato parzialmente perché la Ternana aveva accantonato un tesoretto, una sorta di fondo cassa, chiamiamolo così, per eventuali emergenze. In maniera esatto, per eventuali emergenze, questo ci ha consentito comunque di dargli un po' una sistemata, però non è stata sufficiente questa sistemata. Per cui io ipotizzo che nel momento in cui non ce l'hai, hai già fatto ricorso a quello che potevi, a cui potevi attingere, immagino, se no chi lo farebbe, cioè, che non paga quando ce l'hai, quindi questo è... Però, forse si contava sul suo famoso bonifico. Ma allora, se si contava allora su questo famoso bonifico, allora lì veramente siamo un po', diciamo, no? Alla sprovvedutezza, ecco. Mo non voglio so, io però, sto dicendo... Però, veramente. Cerco di essere ottimista, no? Nel senso che io a posto ho detto qual è lo scenario, perché bisogna risolvere la questione in fretta. E secondo me ci deve mettere un po' di buona volontà anche Guida dicendo sì, in effetti adesso io sono in difficoltà, se arriva uno disponibile a rilevare la gestione della Ternana per tutto l'anno e a pagare tutto, gliela cedo. Poi dopo se c'è una buona uscita, sì, meglio. Che potrebbe, su cui, secondo me la soluzione è questa. Io penso, no? Che abbiano ragionato anche su questo, cioè ho fondate notizie, fondate notizie per poterlo dire, credo che chi imposterà nuove trattative per l'acquisizione della Ternana sicuramente Guida si dovrà accontentare, come dici tu Gigi, di molto meno di quello che era stato messo sul piatto da Time Nova Holding, ma soprattutto ci potrebbe essere per esempio a favore di Guida una promessa o comunque un impegno contrattuale, una clausola come era stata già fatto, cioè di dire guarda se la Ternana va in Serie B c'hai un bonus di 1 milione, 1 milione e mezzo, questo 2 milioni. Essere. Allora in questo caso
guida, lascia una società che ha possibilità di salire in Serie B e magari dice, ma contento, che ne so, di 1 milione, però chiedo un premio alla risalita di 2 milioni. A quel come punto, ho detto prima, la migliore, un altro milione. La migliore exit strategy è quella di uscirne con il miglior danno, se fossi guida, dico, con il miglior danno possibile. Anche perché il danno è già stato fatto. È normale, beh, sicuramente qualcosa ci ha rimesso. Questo bisogna dire, adesso lui sta subendo tante contestazioni, bisogna dire che questo signore un po' di soldi ce l'ha messo. Sì, però rimane la domanda delle domande. Perché? Che hai via da fa? Cioè, se dopo... Perché se tu venivi qua perché magari eri intenzionato a fare lo stadio clinica, ma ti sei presentato senza armi, perché anche lì fa lo stadio clinica, sono 50 milioni, ma proprio tanto per cominciare a discutere. Bloccati per 5-6 anni. Ecco, voglio dire, no, per cui non è che ti presenti... Beh, c'è la possibilità di accedere a un mutuo lì. Sì, ho capito, ma anche lì, dopo come devi pagare il PEF, devi pagare un mutuo, il discorso è lo stesso. Vabbè, dopo lo soldi, pagavi con i ricavi. I soldi, no? Ma di che fino a che non va tutto il regime non vedi un euro? Dai, Gigi, è una rimessa all'inizio, no? Cioè, quello è un investimento che può fare solo chi è stracorazzato. Sì, a sì, livello io economico. Sono d'accordo, io. Però mi pare che nel progetto c'è scritto che il mutuo poteva essere pagato o comunque garantito dalla convenzione, lì ci sarebbero un po' di leggi, io non ci capisco. Un po' di leggi da seguire, un po' di passaggi di legge da seguire, perché se tu metti su... Non ci capisco io su questo. Ecco, non so. È uscita la notizia mentre stiamo facendo. Nessun altro. Non avevamo dubbi. Non c'era dubbio, vabbè. Quindi non c'è... diciamola, no? Allora, ribadiamo, non ci sta nessun rogito alle ore 17, non c'è stato alcun rogito. Noi l'abbiamo saputo... Cioè c'è un comunicato della Ternana, scusa. No, è uscito, no. Sono le notizie che escono. Sono le notizie che escono. Sono le 20 e 13 adesso. No, abbiamo, perché... Noi l'abbiamo detto l'appele 7, diciamo, sì, da quando stiamo registrando. No, perché... Anche se indifferito. Piccolo sospetto ce l'avevamo. Ma piccolo... Ma diciamo ma che piccolo, piccolo. Io penso che il 99% delle persone avessero ormai capito, insomma, che la trattativa questa qui non aveva nessun senso, no? Quindi soprattutto magari qualcuno ci ha cascato, ma fammi sta zitto, non voglio fare polemiche, non è periodo. Però magari un piano di rientro, se prende, se si accontenta ad 1 milione scarso, giusto, quello che ha detto Gianni, ci sta. Due anni, magari dici, in 2 anni se la squadra va in Serie B mi riconosce 1 milione, 1 milione e mezzo, alla fine lui ne esce con pagare, perdite minori. Ne esce con una perdita che lui magari con l'azienda riesce in X anni a assorbirlo. E tanto questa è l'exit strategy, dai, per giù, forza, chiaro, no? Cioè, se non ce la fa più a sostenere, è fallimento. È che fallisce, lui l'aveva detto, o subentra un socio che mi dà una mano, o la cedo. Non la cedo. No? Appunto, la tenaria che fallisce, sono cavoli un po' più amari. Suppongo, no, ma io poi, se fossi in amico, gli direi così. Ecco, c'è una valutazione anche. Anche perché in SPA ci avrà un socio, ci avrà un consiglio d'amministrazione, qualcuno. Allora, io punterei anche molto sul discorso reputazionale, no? Che allora, guida magari non ci avrà grandi disponibilità economiche, ma è una famiglia, quella guida conosciuta. Ecco, appunto. Allora, se tu un giorno diventi colui che ha accompagnato la Ternana a fallimento nell'anno del centenario, un dembismo, cioè, diabolico. Ecco, io sono d'accordo. Tu, questo dicevo. Diciamo, da un punto di vista reputazionale, ti fai un danno grosso, che poi dopo si ripercuote anche nelle successive avventure imprenditoriali che vorrai portare avanti. Per questo sarai ricordato come quello che ha fatto fallire la Ternana. Allora, secondo me, come diceva prima Gigi, hai fatto un tentativo, ti è andato male, hai perso un po' di soldi, perché glielo riconosciamo tutti a guida, che comunque dei soldi ce li ha messi. Io questo, per dire, non lo so, immagino. Immagino, ti dico di sì, sicuramente, però ecco, cioè, a questo punto deve anche capire che poi... Costava. La Ternana, come tutte le società di calcio, non è un'azienda normale. Rappresenta una comunità, rappresenta una collettività, rappresenta una passione. Io a 57 anni, Gianni, mi sono reso conto che nella vita, quando ci stanno dei momenti difficili, bisogna uscirne con il minor danno possibile. Certo. Cioè, non è che si può per forza, cioè, certo, se andasse tutto bene, perché sono dei momenti in cui devi fare, come si suol dire, un torto collo. È un torto collo, però se ne esci con il mio, quindi, come dici tu, intanto avevi il fallimento, intanto ne esci dicendo io ho provato a fare quello che potevo, poi alla fine l'ho ceduta, anzi l'ho quasi regalata a chi poteva gestirla. Secondo me alla fine il danno d'immagine è relativo, così, è in un'altra maniera, certo, invece... Certo. Quindi... Ma per dire, ma Longarini, tanto vituperato Longarini, i soldi ce l'ha messi, sì, magari non tantissimi, però tutti gli anni ce l'ha messi, regolare, non già fatto più penalizzazione. Quando se n'è andato a zero.
Non solo, Longarini se ne andò con una bella clausola. Guarda, glielo devo riconoscere, malgrado insomma io l'ho massacrato. Però gli devo riconoscere che mise la clausola nella uguale di Simone, no? Parlo di Simone quando cedette perché Longarini vuole piacere al padre. No, mise la clausola alla proprietà successiva che doveva garantire per i successivi 2 anni e doveva dimostrarlo una solidità finanziaria tale da poter comunque mantenere, poi dopo il lato sportivo è sempre opinabile, ma mantenere un livello di competitività tale, diciamo, no, da poter fare la però sostanzialmente la stessa cosa. Però mi confermi che andò via a costo zero. Sì, sì. Non ha preso un euro. No, che io sappia, ecco. O si è preso... No, poi. Ma anche lui disse tanto, a un certo punto non gliela faccio debiti, più. Senza debiti. E tanto c'ha una reputazione pessima, se dici qui, in città, no? Beh, anche... Simone ha fatto anche delle belle cose, ma senza che stiamo a ricordare. Ma per carità, quello non... sono rimasti 2 minuti, dovrebbe parlare un'ora. Figuriamoci se fai questo che sta facendo adesso Guida. Punto, io quando ho chiesto lo scenario, perché secondo me lo scenario è uno solo. Ridimensionamento, retrocessione, punto di penalizzazione, che manca? Il fallimento, poi dopo... Appunto dico, lo scenario è uno solo, che se c'è un acquirente, che alla fine ci potrebbe essere, voi mi confermate di sì, allora a questo punto mettetevi d'accordo e escine con il minor danno possibile. Allora, se Guida fa questo ragionamento e fa sapere a, diciamo, a chi è interessato che lui può uscire anche a costo zero o accontentandosi di molto poco, altro che un acquirente, ne arrivano 10. Ecco. Allora può essere chiaro. Poi è chiaro, se lui vuole vendere cercando di rifarsi tutto quello che ha messo, diventa più difficile. Diventa più difficile. Anche però. Perché poi in Serie C i soldi, se uno gli dà qualche cosa, come li ripiglia? Esatto. Io penso che il discorso Stadio Clinica però resta comunque... Ci vuole un imprenditore di un certo livello. Sì. Chiedeci. Mi domando anche però come mai, e qualche risposta ce l'ho, siccome tutti sanno a livello nazionale che... Non si è affacciato nessuno. Ecco, mettiamo qualche dubbio, ci facciamo un'altra puntata. Evidentemente non è così appetibile. Ci facciamo un'altra... Diciamo che è molto aleatorio secondo me tutto il discorso perché non è automatico. Vabbè, ti ripeto, ci faremo una puntata. Questa è finita, ripeto, abbiamo registrato dalle 7:15, sono le 8:15 più o meno. 8:20. Per cui se ci sfugge qualcosa che è successo in questo lasso di tempo, ci dispiace. Questo era, però quello che vi abbiamo raccontato non mi sembra poco tutto sommato rispetto a tutto quello che è girato. Io vi ringrazio di averci seguito, di averci accordato la vostra preferenza anche questa settimana. Ringrazio Gigi Manini, Gianni Giardinieri, Alessandro Mari. Non lo so quando ci rivediamo. Tanto io e Gianni andremo a Pesaro. Ah, sì. Gigi fa il mio tecnico. Buono. Quindi salta la luce. La luce anche lì. Bene. Anche lì. Quindi, siccome Adriano gioca venerdì e domenica, non credo che faremo una puntata nel mezzo. Gioca mercoledì poi, mercoledì. No? Poi gioca mercoledì, quindi diciamo il palinsesto lo dobbiamo... Ci vedremo mercoledì sera allo stadio, Enrico viene, su, dovrei, non vediamo. Ma anche Alessandro, dai. Però, Alessandro viene sempre. Dai. Io e Gigi, se possiamo, se potremo, ci mettiamo d'accordo con Alessio, se facciamo qualcosa direttamente da Pesaro, lo dici Gigi? Speriamo. Va bene, però tu tieni... No, io sono il tecnico, quindi le cose andranno bene sicuro. L'asta, tutto quanto. Scherzi. Alla prossima.